Oggi voglio farvi prendere coscienza del fatto che l'aspetto incarnato dell'energia dell'ombra non è solo mitologia. Le parole che sto per portarvi non hanno lo scopo di generare paura né di alimentare quel dualismo che mina l'intera umanità, ma intendo far luce su quest'angolo di penombra. Dovete sapere, perché non è più consentito ignorare i molteplici volti della malattia che avvelena la Terra, che da moltissimo tempo sul vostro mondo c'è un popolo il cui ego è simile a un blocco di pietra non ancora sgrossato. Un popolo formato non solo da esseri simili a tutti voi, ma che vivono anche un po' in voi mediante la forza della loro psiche. Provengono dai confini del vostro universo, in quanto, avendo compromesso la loro sfera di vita e reso il loro ambiente inospitale, sono stati obbligati ad incarnarsi sotto altri cieli per perfezionare la loro evoluzione. Non fatene dei demoni venuti ad annientare l'umanità terrestre, ma vedeteli soltanto come esseri che hanno un passato diverso dal vostro, seppur con la stessa destinazione. Per il momento sono malati, soffrono di orgoglio, hanno contratto il virus della dominazione, un virus che fa presa solo su un terreno nel quale manchi l'amore, nel quale manchi la semplicità. Ecco perché alcuni di voi si sono piegati ad esso e l'hanno invitato in casa loro. Questi esseri ora, incarnati come uomini, sono un test per l'insieme dell'umanità. La forza del loro intelletto si è sviluppata più della vostra. Così, senza neppure saperlo, questo obbliga il vostro cuore a reagire, o con la tensione o con una fioritura completa. Ecco perché il Padre Celeste ha permesso che si insediassero sulla terra, affinché ogni maturazione si compia, affinché il libero arbitrio possa finalmente venire esercitato. Ma come agiscono queste forze oscure? Sulla terra da decenni esistono delle basi, dei laboratori dove si compiono ricerche scientifiche che vengono condotte dalle potenze del non amore. Ci sono vaste catene di laboratori e di centri di studio disseminati su tutto il pianeta che hanno lo scopo di dominare psichicamente la popolazione umana e controllare gli elementi naturali come il clima. Alcune di queste informazioni sono già state fornite ad alcuni di voi. Oggi però bisogna che siano diffuse maggiormente. Ci sono isolotti sperduti nell'oceano e basi sotterranee segretamente manipolate con il solo scopo di asservire e sfruttare le energie planetarie ed umane. Allo stesso modo esistono navi che con lo stesso scopo solcano tutti i mari. Parallelamente, da alcuni anni l'umanità ha cominciato in mille modi diversi ma convergenti a prendere coscienza dell'esistenza dei fratelli della luce, maestri ascesi, angeli, arcangeli, eccetera. È una presa di coscienza che viene a confortare l'azione di molti uomini e donne come voi. Tuttavia, coloro che vogliono mettersi pienamente al servizio delle forze dell'amore non possono continuamente ignorare l'impatto di ciò che potremmo chiamare l'ombra. Ma che cos'è l'ombra? L'ombra è prima di tutto un'energia, ma non bisogna dimenticare che l'energia spesso ha bisogno di incarnarsi. E in questo caso è proprio così. Questi esseri
oltre ad essere attratti dal dominio, dalla potenza e dal perfezionamento di una sola ed unica razza, vogliono fare del pianeta un luogo dove possano essere soddisfatte tutte le loro esigenze mentali e fisiche. Spesso l'ombra si riveste di abiti onorevoli e si è perfezionata nella padronanza di una tecnologia capace di modificare il clima, di conseguenza l'equilibrio economico delle nazioni. Le loro schiere contano anche su persone con scarsa resistenza fisica ed emozionale, che entrano facilmente in risonanza con ciò che potremmo chiamare la lunghezza d'onda dell'ombra. Non siate sorpresi di sentire queste parole. Bisogna che tutto ciò che può essere detto sia detto. Ogni presa di coscienza di una realtà deve essere compresa come un beneficio, anche quando può gettare temporaneamente lo scompiglio. Ma cosa si può fare per evitare che queste ombre prendano il dominio completo? Fra le tante cose, ciò che è importante è aiutare il maggior numero possibile di persone ad elevarsi con i loro mezzi. Ecco dunque che è venuto il tempo per tutti voi di riconoscere che è urgente accedere ad una frequenza di vita diversa. È importante che vi liberiate tutti dallo spirito di massa e dal conformismo che le ideologie coltivano sapientemente in voi. È il cuore che ora deve reagire, ma non potrete usarlo se non vi liberate dall'ipnosi delle notizie e dalle argomentazioni diffuse dai media ufficiali, siano esse filosofiche, politiche o dogmatiche. Quanti di voi pensano di essere certi di vederci chiaro? Quanti pensano di non cadere nella trappola delle forze oscure? Allora vi dico che non tutti i nazisti erano coscienti di essere tali e di cosa significasse il nazismo. Gli uomini e le donne che hanno sostenuto quel movimento spesso erano uomini e donne simili a voi, che credevano di far bene. Non sapevano di essere in realtà gli inconsapevoli trampolini di una forza che andava infinitamente al di là di loro stessi. Una parte di voi, uomini sulla terra, è ancora troppo poco maturo per evitare lo stesso abisso, perché l'ostacolo cambia abilmente aspetto, non indossa più gli stessi abiti, anche se ciò che lo muove è la stessa forza. Non siate spaventati, è invece l'occasione di gioire, fuggire le false tranquillità e aprire gli occhi. Rinvio dunque ognuno di voi a se stesso, più che all'assalto e alla lotta contro le forze oscure. È importante che ricontattiate la vostra anima affinché sappia con fermezza ciò che vuole. Essere tiepidi non è di beneficio e non lo è mai stato. Così, se il vostro cuore è deciso e fermo in ciò che vuole, per la nascita di un'era di amore e di saggezza, già state agendo. Non siete più amplificatori di ombra o di onde ipnotiche e disarmoniche. Il vostro compito non è portare avanti una lotta, irrigidendovi contro organizzazioni che hanno incredibili diramazioni nella materia. Di questo si è incaricato per propria dura scelta un piccolo numero di coraggiosi esseri. Il vostro compito è di rimuovere da voi ogni resistenza all'avanzata e alla crescita di un nuovo mondo d'amore, coltivando la visione di una realtà di luce sulla terra. Dovete risvegliare nel vostro cuore l'energia sulla quale l'angelo della pace potrà ancorarsi. Questo non significa affatto una beata passività, convincendosi che tutto si aggiusterà da solo. È necessario sviluppare la volontà, la speranza e l'amore. Dal primo passo che compite ogni mattina
All'ultimo sguardo, prima di chiudere gli occhi la sera, i fratelli dell'ombra, avendo compreso i meccanismi della psiche umana, vi offrono ogni giorno informazioni contraddittorie, dispute, immagini piacevoli o morbose, affinché continuate a nutrire la vostra natura mentale, emozionale e fisica, in modo che rimaniate addormentati. Loro hanno bisogno di questo. Finché rimanete addormentati, le mille dispute di cui siete gli istigatori, gli spettatori e gli attori, sia in famiglia che nel sociale, sono i primi atti che i fratelli della non luce ottengono da voi. Uscite dunque, voi che mi ascoltate, uscite dal gregge delle bocche che odiano e alimentano malgrado tutto il nemico che esse stesse rifiutano. Essi contano sulla vostra partecipazione, per quanto ancora la otterranno. Vi sto parlando di un popolo di uomini che ha seminato e coltivato la ruggine del male affinché invada il vostro mondo e si propaghi. Questa informazione doveva giungervi oggi, ma non per attribuire la responsabilità dello stato sofferente della terra a un singolo gruppo di uomini che manipolano le leve di certi meccanismi. Essi non potrebbero niente senza il vostro consenso e la vostra collaborazione. Non separate dunque l'umanità tra vittime e carnefici. Il male è solo un'energia alimentata dalla paura, dall'odio, dalla rabbia che ognuno di noi dissemina, nutre e incontra sul proprio cammino. È un'enorme energia psichica, mantenuta e alimentata dalla popolazione che si è succeduta sulla superficie della terra. È generata dalle piccolezze alle quali ognuno può dar corpo in un modo o nell'altro, a seconda della propria polarizzazione. Quelli che servono questo spaventapasseri chiamato diavolo usano il suo nome e la potenza che la sua forma pensiero può momentaneamente conferire. Sono prima di tutto dei malati, malati profondamente e spesso disperatamente alla ricerca di loro stessi, ed esprimono l'ombra sotto tutte le forme perché hanno bisogno di andare fino in fondo al tunnel per vedere la luce. Tocca a voi accelerare i tempi in cui essi saranno sommersi dalla luce e potranno riconoscersi soltanto in essa. Ci saranno tempi in cui anche voi, che vi credete dalla parte giusta, scoprirete la vera luce e vi riconoscerete in essa. Siate vigili, ma non passivi. Trovate l'umiltà di fare appello al Padre con tutta la vostra vita. In conclusione, l'oscurità e la sofferenza sono dunque il risultato di due forze: una di natura ben incarnata, che agisce sotto la forma di un'organizzazione potente dalle immense diramazioni negli ambienti politici, scientifici, economici e persino religiosi; l'altra di origine più sottile, ma non per questo meno efficace, che proviene da ognuno di voi, le cui pulsioni nocive di momento in momento vanno ad arricchire un oscuro serbatoio energetico. Ci sono esseri che hanno scelto questa vita nella materia per contrastare attraverso mezzi politici ed economici l'azione di questa forza di non luce. Il loro impegno è più che necessario e tentano costantemente di ripulire la piaga di cui soffre l'umanità, impedendo che si estenda troppo. Tuttavia, la guarigione completa dipende da voi. È perché avete assecondato l'ombra da milioni di anni, persino negli atti più insignificanti della vostra vita, che voi soli
siete capaci di far sgorgare dai vostri cuori l'antidoto esatto a quel veleno. I primi passi che potete muovere per produrre l'antidoto si trovano nel modo in cui prendete in mano la scopa ogni mattina, il modo in cui guidate l'auto, nel sorriso gratuito che offrite in mezzo a una folla in attesa. L'itinerario della luce è semplice. L'antidoto che cercate passa da queste cose apparentemente insignificanti, fatte con amore e presenza, molto più che non attraverso le grandi teorie che spesso desiderate mettere in pratica e che assorbono l'energia di tutta una vita. L'amore senza limiti di cui vi parlo è il dono di coloro che sorridono e poi ridono. È la fiaccola di chi vuol vedere al di là dell'ostacolo, finché non cadranno tutte le barriere. Questo non avviene sempre senza dolore, ma il dolore scompare non appena si decide di non sentirsi più malati nell'anima. Non alimentate più la malattia, amici miei. Siate semplici e teneri. Amate ciò che già siete nell'eternità. È perché non si ricordano più ciò che sono che i vostri fratelli della non luce hanno escogitato con la vostra collaborazione una strana sceneggiatura. Ma voi, amando il vostro tempo presente, sorridendo, donando le vostre perle, aiutatevi, aiutateli, aiutate la terra intera a ricordare, affinché la luce ritorni e tutto sia guarito.